Ah, allora non è un campionato del Ciapanò. Allora non è del Ciapanò per il Napoli. Complimenti ragazzi, complimenti perché tra le tre squadre lì avanti oggi ho visto una che, ahimè, ha giocato da prima della classe, perciò è giusto che sia lì insieme al Milan. Perché oggi stasera ha fatto una grande vittoria, ragazzi, da squadra matura, perché non è stato semplice, perché nel primo tempo è stata una partita difficile, è riuscita a resistere, è riuscita a compattare. Insomma, ragazzi, il Napoli ha fatto una partita da prima della classe, perciò bisogna dargli merito, complimenti ed è giusto che siano là. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, bentornati qua sul canale dal vostro amico Nece nella casa del pane Balloon. Belli siete, come dico sempre. Ragazzi, c'è da commentare questa partita perché il Napoli aggancia il Milan in vetta alla classifica, vince 2-1 a Roma, uno scontro mica da ridere, e diciamo, riaccende il campionato, perché se stasera anche il Napoli non avesse fatto risultato, anche se poi il Napoli tra le tre era quella che aveva la partita un po' più difficile, però se non avesse fatto risultato il campionato rimaneva smorto, spento. Invece la vittoria del Napoli ha riacceso il campionato, ha riacceso il Napoli, perché anche lui è arrivato da un momento un po' così e così, e speriamo che abbia riacceso anche le altre due squadre, vedendo il Napoli che adesso devono capire che non si può più scherzare. Perciò ragazzi, io spero di più per il Milan, evidentemente, però il campionato si doveva riaccendere, anche perché se no lì dietro c'era qualcuno che già faceva, continuano a dire, fanno finta di niente, però iniziavano a crederci. E sinceramente, rendere questo campionato ridicolo facendoci recuperare dalla Juve tre squadre, no, non è una cosa fattibile. Perciò, meno male che il Napoli l'ha riacceso. Perciò, sono contento per quello, perché almeno tutti quanti ci diamo una svegliata. Bene, ragazzi, allora analizziamo la partita, facciamolo insieme. Vi ricordo di iscrivervi al canale, ragazzi. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate la campanella. Ragazzi, attivando la campanella vi rende sempre partecipi al mio canale. Ogni qualvolta io pubblico un video, vi arriva la notifica sul telefonino, e poi se avete voglia, tempo e vi interessa l'argomento, potete guardare, perciò è più semplice andarlo a cercare che andarlo a cercare, no? Mettete un bel like, quello è importantissimo, aiuta a sostenere il canale. Se volete farmi una cortesia, fatelo subito, così non ve ne dimenticate. Poi, eventualmente, se non vi dovesse essere piaciuto il video, potete sempre levarlo e condividete il video con altre persone. Bene, ragazzi, analizziamo la partita. Perché il Napoli ha giocato stasera una partita da squadra matura, da squadra navigata, perché arrivava da un momento non facile, perché aveva pareggiato a Cagliari, malamente, possiamo anche dirlo, perché il Cagliari sull'1-0 più di una volta aveva sfiorato il secondo gol, poi comunque l'ha ripresa con Osimhen, però non era uscita benissimo come partita, no? È uscita dalla Coppa in maniera un po' così e così, malamente, insomma, non arrivava da un bel periodo, e nel primo tempo non aveva iniziato bene, perché il primo tempo io ho visto una Lazio, primi 10-12 minuti la Lazio ha avuto un paio di occasioni e non di poco conto, comunque ha giocato meglio del Napoli. Nel primo tempo il Napoli non è mai riuscito a uscire fuori, non riusciva a costruire, non riusciva a fare la sua solita costruzione dal basso, uscendo palla al piede. Questi sono stati dei limiti che si sono visti anche col Barcellona e anche a Cagliari. Insomma, e anche nel primo tempo di stasera faceva fatica, ha fatto molta fatica. La Lazio si è vista un po' di più del Napoli, bisogna essere sinceri. Però è stato bravo perché è riuscito a resistere, è riuscito a mantenere la partita sullo 0-0. Ha lì davanti un giocatore, ragazzi, lasciatemelo dire. Poi dopo, oggi non ha fatto gol. Non ha fatto cose eclatanti, però ragazzi, lotta su tutti i palloni, ha il problema alla faccia, va di testa, si è rifatto male, si è rialzato, è riandato dopo ancora male, è sempre lì, è una gazzella, è un qualcosa, cioè lui da solo riesce a tenere una difesa intera, capite ragazzi? È tanta roba, anche quando non fa gol. Insomma, nel primo tempo il Napoli è riuscito a resistere, a non subire gol, a ogni tanto fare qualche un po' di casino lì davanti con Osimhen, e ha portato il primo tempo sullo 0-0. Poi negli spogliatoi ha
hanno resettato, hanno capito un po' la situazione, hanno cercato di giocare. C'è da dire che poi la sostituzione di cioè l'entrata in campo di Elmas ha cambiato un po' le cose perché è entrato veramente bene e insomma un secondo tempo di alto livello. Insomma, la Lazio non ha sfruttato il primo tempo, nel secondo tempo ha fatto poco poco e il Napoli è passato in vantaggio, poi gli è stato annullato un gol giustamente in fuorigioco, però comunque cioè, era sempre lì, ha iniziato a giocare a calcio, è uscito decisamente meglio nel secondo tempo, ha sfruttato le sue occasioni e sembrava una partita che il Napoli poteva portare sull'1-0 a casa soffrendo un pochettino, però devo essere sincero, la Lazio non è che poi stesse facendo grandi cose, no? Poi è uscito questo gran gol di Pedro che ha fatto un gran gol, nulla da dire, Pedro lo sappiamo che è. Perciò, insomma, a 2 minuti dalla fine, un gol così a una squadra che aveva faticato nel primo tempo, era riuscita a passare in vantaggio nel secondo, poi quando sembrava quasi la partita in tasca, ti pareggiano a 2 minuti dalla fine, non so quante squadre avrebbero avuto la forza di reagire. Il Napoli, il secondo gol del Napoli non è arrivato per caso, ragazzi. Il Napoli, dopo che ha subito l'1-1, ha attaccato come dei forsennati. Hanno voluto la vittoria, ragazzi. A rischio anche di magari prendere un contropiede perché si sbilanciavano in avanti e poi subire magari addirittura la beffa. Però l'hanno voluta. E quando tu vuoi vincere un campionato, devi fare così, ragazzi. Bisogna rischiare. E hanno rischiato e gli è andata bene, ma non perché sono stati fortunati, perché ci hanno creduto. Ed è un merito questo, ragazzi. Non c'è nulla da dire. Questo è un merito. Il Napoli ha fatto una grande partita da squadra matura per poter vincere il campionato. E io spero che le altre due, soprattutto parlo del mio Milan, della mia squadra. Spero che i giocatori abbiano visto questa partita perché devono capire come si gioca con la testa in certe partite. Bisogna capire, ragazzi, il campionato italiano è questo. Se no, se abbassiamo troppo il livello, poi facciamo credere ad altri che possono venire a vincere lo scudetto. Non dobbiamo abbassare il livello. Ebbene, meno male che il Napoli stasera ha vinto. Devo essere sincero, ormai non mi interessa che ha raggiunto il Milan, tanto non sono i 2 punti in più o la parità. Che poi c'è, cioè, questo campionato l'abbiamo capito che fino alla fine sarà giocato punto a punto. Però sono contento che il Napoli ha vinto perché secondo me la vittoria del Napoli non solo dà la scossa al Napoli, ma la dà anche alle altre due milanesi, perché a questo punto non possono più sbagliare. Ahimè, settimana prossima ci sarà lo scontro diretto a Napoli tra Napoli e Milan, perciò è lì, diciamo che tra le tre è quella che può prendere un pizzico di vantaggio, è l'Inter, che però in questo momento è dietro di 2 punti. Sempre con una partita in meno, ricordiamolo, se no si offendono, si incazzano, è meglio dirlo sempre. Però, insomma, settimana prossima, avendo una partita in meno, essendo 2 punti dietro, diciamo, loro giocano con la Salernitana, noi c'è lo scontro diretto, diventa difficile. Però ci può anche stare, che ne so, un bel pareggio tra Napoli e Milan, la vittoria dell'Inter, tutte e tre primi, e poi se la giocheranno fino alla fine. E perché no? Perché no? Vedremo come andrà a finire. Però, ragazzi, mi sono veramente divertito. Complimenti a questo Napoli perché ha fatto una gran partita. E bene, ragazzi, io vi chiedo un bel like se vi è piaciuto il video. Vi auguro una buona serata. Mi raccomando, e come dico sempre io, ragazzi, ciao!